Non pago la licenza e se vedete anche in basso eh, Windows è da attivare, quindi. <ride> allora, come si fa? P -p 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 qua. Ma, eh, oh, ma il microfono me lo date o no? Porca troia! Chi è che l'ha scritto? Oh, ma tu abbassato. Pronto, 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 pronto. Problemi tecnici. Pronto, 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 pronto. Bene, eh... va bene, eh, iniziamo. Allora, non ho avuto voglia di fare slide particolari, non ho avuto tempo. Ieri sera è stata una serata molto impegnativa dal punto di vista professionale tecnico e eh, di persone che condividono informazioni a livello di security. Eh, per chi non mi conosce, eh, io mi occupo di pen te penetration test, vulnerability assessment, security in generale, quindi tutto quello che riguarda la parte di formazione, security tutor, eh, analisi infrastrutturale e eh, social engineering, punto di vista di... Eh, persone che non si occupano di informatica, cioè eh, vado a formare le persone che non si occupano di security per evitare di essere inculate. Cosa vuol dire questo? Prendiamo per esempio mh, una, una grande azienda che ha segretarie, ha persone, personale non tecnico e queste aziende... Purtroppo subiscono delle violazioni enormi da mattina a sera e ci sono centinaia di milioni di casi che potete andare a, a, a vedere online. Il problema più grande è il fattore umano, cioè social engineering, come eh, raggirare, come inculare una segretaria di un amministratore delegato per iniettargli qualcosa all'interno di, di una macchina. Eh, sì, il codice di condotta potrebbe essere un, un, una cosa giusta. Il problema è che non viene fatta la formazione al personale di basso livello per capire quali possono essere le problematiche in ambito di cybersecurity. Io mi occupo da più di 18 anni di test, vulnerability assessment, security, eccetera, eccetera. E purtroppo ad oggi non ho ancora visto mh, un cambiamento radicale per quanto riguarda la security. Questo, io, io ad oggi vedo la sicurezza nel mondo in generale, grazie, gentilissimo. Eh, non vedo la sicurezza, eh, o meglio, vedo la sicurezza ad oggi, ma la paragono al codice della strada nel 1900. Noi in questo oggi siamo esattamente nel 1900, cioè abbiamo le automobili, internet, gli, eh, sistemi informatici, computer, server, eccetera. Problema nel 1900 non c'era una legislatura, non c'era un codice della strada, non c'era niente, non c'era de, dei brevetti minimi da rispettare per quanto riguarda la carrozzeria di un'auto, come doveva essere fatta, i sistemi di sicurezza, airbag, eccetera, eccetera. Noi oggi, eh, 2018, siamo esattamente nel 1900, quindi non abbiamo a disposizione niente. La prima cosa che si sta avvicinando a quello che è. L'aspetto della security, la condivisione e poter mettere in sicurezza e dare delle normative è purtroppo GDPR. Eh, eh, GDPR immagino la conoscete tutti in questo momento. Eh, no? Non chi è che non conosce la GDPR? Andate a fanculo. Eh, la GDPR cerca ad oggi di dare delle minime direttive per poter dare una sorta di sicurezza. Quello che è successo all'inizio del Novecento con l'introduzione del codice del, della strada, con eh, tutto quello che riguarda le normative minime su come sviluppare un'automobile. Noi ad oggi non abbiamo niente se non questa GDPR che purtroppo non è chiara come tutti credono, come viene professata da avvocati che si mettono a vendere. Soluzioni da 20.000 euro, plichi di 200 pagine e risolto la, la, la parte della sicurezza informatica. Noi siamo veramente in un periodo mh, tra virgolette, di limbo, perché non c'è niente che ci dice come e cosa fare per poterci mettere in sicurezza. La GDPR appunto ci dice fai il buon padre di famiglia ed è l'unica cosa che viene... Mh, detta de nella normativa se vi andate a leggere il tutto non viene detto niente a livello tecnico su come procedere, su come fare eh, su che metodologie, metodologie utilizzare, se usare un SIEM se avere un SOC, se un'azienda ha più di 200 dipendenti e avere un DPO piuttosto che altre informazioni mh, completamente inutili quello che la GDPR oggi chiede è appunto fare il buon padre di famiglia, cioè adottare le misure di sicurezza minime, massime, per garantire la sicurezza della nostra azienda. Fare il buon padre di famiglia cosa vuol dire? Eh, avete un figlio, una figlia, le permettete di andare in giro senza casco? No. Quindi la prima cosa da fare è mettere il casco. Nell'ambito della cyber security questo vuol dire cominciare a, ad adottare misure minime di sicurezza, quindi eventualmente utilizzare un SIEM, un SOC. Eh, analizzare quello che viene fatto all'interno della nostra infrastruttura. Purtroppo non vengono applicate tutte queste misure minime. Il problema, è, anzi, quello che accade dopo è, sono le violazioni che avete visto anche negli ultimi giorni violazioni capitate, per esempio Wind3, il caso Wind3. Chi è che conosce il caso Wind3 di qualche mesetto fa? Wind3, cos'è successo? Eh, hanno subito una violazione 3-4 mesi fa, adesso non ricordo precisamente, prima dell'ingresso in vigore della GDPR. Eh, nel momento in cui hanno subito la violazione, si sono accorti di aver subito l'attacco su 4800 account circa. Problema, hanno detto, vabbè ok, cerchiamo di arginare la cosa, analizziamo quello che è successo e eh, si sono accorti che nel periodo di eh, hack, nel periodo di hm, violazione che si sono fatti inculare da qualcuno, soltanto 420 account hanno subito realmente un attacco, cioè eh, hanno so eh, 420 account sono, si sono loggati nel periodo del... No, scusate. E allora cosa hanno, cosa hanno deciso di fare? Ok, comunichiamo a questi 420 che sono stati violati e tutti gli altri 4500 sarcazzi e passa non hanno saputo niente. Il garante della privacy, in questo caso, che è l'organo che si occupa eh, di mettere eh, di, di controllare quello che succede eh, all'interno delle aziende in ambito cyber, è venuto a sapere della cosa. E Wind 3 è stata obbligata da parte del garante, mh, prima ancora dell'ingresso in vigore della GDPR, eh, di comunicare anche a tutti gli altri 4500 eh, la violazione subita. E questa è stata veramente una delle prime cose, uno dei primi puntini che possono dare uno spunto. Una spera, bravissimo, speranza, ecco la parola giusta. Eh, ho il mio suggeritore qua di fianco che è fantastico. Quindi continua così che mi piace. Eh, quindi ad oggi davvero siamo in una situazione veramente di limbo. Non abbiamo sicurezza, non abbiamo la, la certezza di poter essere sicuri. Cacchio è stato girato. Eh, Cosa ieri, l'altro ieri, Reddit. Io ci ho, ho postato il mondo all'interno di Reddit. Immagino che i miei dati siano pubblici, anche quelli. Quindi. Non abbiamo la sicurezza di niente, quindi i dati teniamoceli in tasca ed evitiamo di darli in giro. Adesso andiamo un pochino sulla parte più goliardica. Io non so niente, io mm, non so cosa sia successo, ho semplicemente visto un personaggio con un server, questo immagino sia il server del Capture the Flag di, 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 di ieri che è magicamente sparito dalla sala server. E, questa foto è stata fatta oddio 6 e mezza 7 di mattina circa e anche qua andiamo ad analizzare un attimino la security noi pensiamo di essere eh, scusate noi comunque eh, crediamo che la security sia un qualcosa di ovvio. Non lo è. Tutti dobbiamo applicarci, dobbiamo studiare, portare avanti le nostre competenze, portare avanti le competenze delle persone che lavorano vicino a noi per migliorare, incrementare la cyber security, cyber e non. Perché in questo caso si tratta, tra virgolette, a livello goliardico, ripeto, una violazione fisica. Perché c'è una sala server, una sala server deve essere protetta, perché i dati all'interno, le macchine all'interno hanno magari del materiale sensibile, hanno un qualcosa di importante Questo, questa bellissima immaginetta appunto serviva a, a far capire che la sicurezza va vista al 100% anzi al 120% noi non, non abbiamo mai un, una consapevolezza piena che i nostri dati siano sicuri come è successo qua e questo eh, spero di non offendere nessuno all'interno dell'organizzazione dell di Italiana Care Camp, ma non è stato fatto per creare un danno o per arrecare un qualcosa di malevolo eh, nei confronti delle persone o del camp. È stato fatto perché eravamo ubriachi, punto. <ride> Eh, non so se è un'elica un di un aereo o di un, eh, un elicottero. Una pala eolica. Ah. Eh, che cacchio. No. Eh, appunto, eh, ripeto quello che ho detto prima, eravamo imbriachi. Quindi riconoscere una pala eolica da un'elica di un elicottero o da una pala di un aereo non è facile alle 6 di mattina. Bravissimo, chi è? <ride> Quindi, ok, 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 basta la parte goliardica, torniamo un attimino a noi. Eh, questo ho voluto pubblicarlo, ho voluto creare questa piccola slide, anche perché, come vi ripeto, non c'avevo un cacchio di voglia di fare altre slide. Eh, era per far capire che anche una care camp, un hacker camp, un'azienda, noi a casa crediamo di essere in sicurezza, ma non lo siamo mai al 100%. Quindi cercare di adottare sempre delle misure minime che ci permettono di avere piena consapevolezza dei nostri dati dove stanno. Cosa, po cosa potrebbe accadere se qualcuno mi entrasse in casa e mi rubasse il portatile, mi rubasse qualcosa? Cosa potrebbe accadere se qualcuno mi viola la rete wireless e fa man in the middle all'interno? No, stai zitto che su di te ne ho da, ne ho da dire. Guarda che... <ride> e... La cosa fondamentale è agire e testare la nostra sicurezza, quindi effettuare analisi, penetration test, vulnerability assessment, sempre più spesso, perché le tecnologie crescono a una velocità impressionante. Voi tutti benissimo lo sapete, immagino, visto che siete qua ad ascoltare un pirla. È fondamentale aggiornarsi, conoscere, condividere e grazie a camp come questo, grazie a eventi... Come eh, l'Italia Hacker Camp, si può aumentare la, la nostra consapevolezza, la nostra eh, sicurezza condividendo informazioni, ascoltando persone e cercando di migliorare piano piano tutto quello che è eh, la sicurezza personale, aziendale, fisica, qualsiasi cosa. Adesso andiamo un attimino ad analizzare dei, dei casi reali di. Pent test che ho, che ho fatto negli ultimi, negli ultimi anni. Mi sono capitate cose veramente assurde, ma assurde, da per esempio, un code review, un bellissimo code review che ho fatto non tanto tempo fa, vado a vedere. Eh, trovo la vulnerabilità eh, perché non mi hanno fornito il codice sorgente e eh, c'era un SQL injection. Quindi facevano, non, non facevano l'escape dei parametri. Che venivano chiamati per la query. La cosa bella, gli ho segnalato la vulnerabilità, gli ho detto: Guardate, qua dovete fare un, un escape o comunque un, controllare, e sanitizzare il codice, sanitizzare il parametro che viene passato. Sì, 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 fantastico, abbiamo capito benissimo. Pecciano, mi ridanno il codice sorgente e vedo un escape, fantastico. Mentre prendono la query fanno l'unescape della query. Quindi, la sicurezza credevano di averla risolta, invece hanno semplicemente fatto un, un controllo e poi rimosso il controllo prima di printare la query. Quindi chiunque poteva comunque utilizzare eh, o sfruttare quelle SQL injection. Poi mi sono capitate altre cose assurde, eh, tipo sono andato all'interno di un'azienda, mi connetto al domain controller, mi danno l'accesso in, in white box, mi danno l'accesso in White Box, eh, mi connetto, fantastico. Oh cerco di sfondarli dall'interno non ce la faccio, cazzo, cioè niente. Cioè, avevo una rete veramente sicura. Cazzo, cioè, una delle pochissime aziende che mi ha messo in difficoltà. A un certo punto, dopo tre ore di lavoro, mi scappa la pipì e gli dico: scusate il bagno dov'è? Mi dicono guarda lì in fondo alla sala. Sono, 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 entr sono entrato in bagno. Sono entrato in bagno e ho detto: sti cazzi, eh. provate a immaginare quanto tempo sono rimasto in bagno. Quindi, Oltre la pipì, diciamo che mi è scappato qualcos'altro. Diciamo dal filo di pipì al gomitolo di. Mm. Quindi, anche queste cose qua sono piccole, mm, piccoli accorgimenti. Cioè, cazzo vai a mettere una sala server dentro al cesso e, e poi ci mandi i rappresentanti a pisciare a fare cose. Cioè, è un errore enorme, ma questi errori accadono H24. Provate a pensare anche un'azienda qualsiasi. Eh, alla sala riunioni, la sala riunioni ha mappate hm, porte, ha delle porte ethernet eh, disponibili per o oh, reti wireless eh, aperte con password per i guest, che poi basta fare un, una road statica per entrare all'interno della rete, ma questo è un altro discorso, non si, ha, cioè, si, mh, si ha troppa fiducia delle persone che sono vicino a noi e questa è una cosa sbagliatissima, perché proviamo a immaginare un'azienda che produce non so, bulloni, Sta per brevettare un bullone particolare per un mercato o per una. non lo so. Sta per brevettare qualcosa. Problema: sono completamente convinti di essere sicuri, non proteggono i loro dati in maniera corretta perché dicono: vabbè, tanto noi non abbiamo rete wireless, non abbiamo niente che cacchio, che ci possa attaccare. Magari c'è un competitor russo che vuole fare la stessa cosa rubando il vostro. rubando il brevetto, rubando. Eh, la costruzione di questo bullone, cioè questo bullone però potrebbe essere anche un pisello di gomma, un qualsiasi cosa. Il problema: tutti credono di essere in sicurezza, ma se per esempio l'attaccante è realmente motivato ad attaccarvi, il modo per incularvi lo trova sempre. Andiamo all'esempio pratico. L'azienda produce bulloni. Naturalmente ha bisogno del ferro, ha bisogno di materie prime per poter produrre il materiale. Quindi, nel momento in cui cerca, eh, arriva un rappresentante, e dice: Ciao, io sono tizio, vendo ferro. Te lo vendo a, adesso sparo una cifra, 17 centesimi al chilo, mentre loro lo pagano 22. Cacchio, allora questo dobbiamo sentirlo, ok? Prendo l'appuntamento, arriva in, una, in sala riunioni e che cosa fa? Naturalmente il salarino di solito si aspetta almeno 5-10 minuti prima che qualcuno ti accolga per, per la chiacchierata. In quei 5-10 minuti possono succedere centinaia di migliaia di cose bellissime e bruttissime allo stesso tempo, bellissime per l'attaccante e bruttissime per l'azienda. Possono mettere attaccare uno sniffer all'interno della, della presa Ethernet, stare lì a parlare con voi per un'oretta dopo un'oretta far finta di allacciarsi le scarpe staccare lo sniffer infilarselo in tasca andare a casa e analizzare tutto il traffico di rete che è stato fatto uno sniffer che cosa fa? prende, fa un man in the middle fa una, un ARP poisoning gira eh, l'indirizzo del gateway sulla, su, sul, su, 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 su se stesso e sniffa tutto quello che capita all'interno della rete all'interno ci sono naturalmente anche credenziali magari di dominio se l'azienda ha un dominio in Active Directory quindi la sicurezza va vista in, sotto tutti i punti di vista, perché se non, si viene, se non, se non viene analizzata, e soprattutto magari se non, come, come ha detto prima Ugo, lui non ha niente da nascondere. Non è vero, tutti abbiamo qualcosa da nascondere: informazioni personali, informazioni aziendali, segreti. Qualsiasi cosa potrebbe essere un vettore di attacco nei nostri confronti, e noi dobbiamo essere sempre più consapevoli che. La sicurezza non esiste. La sicurezza ad oggi è. Eh, il mito del sistema sicuro è analogo al mito della nave inaffondabile. Titanic. Cioè, eh, tutti erano convinti che quella nave non sarebbe mai affondata, invece, cacchio, è affondata. La sicurezza ad oggi è questo. E Penetration Test e Vulnerability Assessment permettono di avere un filino di, in più di consapevolezza e di sicurezza. Perché, più si analizza un sistema, più si ha magari una certezza che questo sistema sia, abbia mh, delle protezioni, delle policy sempre più restrittive. Il problema è che questa cosa non avviene, perché noi eh, in Italia, come comunque mh, nella maggior parte del mondo, abbiamo questa concezione. La concezione è prima ci facciamo rubare in casa e poi stogliamo l'allarme. E questa è una cosa gravissima. Bisogna intervenire sempre prima. E forse grazie all'ingresso della GDPR, avremo più consapevolezza, saremo più spronati, perché qualcuno ci dice se non lo fai ti facciamo un culo così, cioè ti, ti, ti prendiamo il 4% del tuo fatturato globale oppure 20 milioni di euro, basati sui eh, vari punti della GDPR eh, a livello di scala. Adesso um, io appunto eh, non ho fatto tante slide e quindi questa è la penultima. Quello che volevo chiedere a voi era di cominciare a, a, a parlare con voi. Quindi cominciare un open talk. Quindi, se, eh, se avete delle domande a livello di pentesting, vulnerability, eh, di cosa faccio, di cosa mi occupo, siete liberi di chiedermi in questo momento, visto che eh, poi non sapevo cosa scrivere. Quindi vado, andiamo giù nel bosco ad incularti di nascosto. Corre, corre per la tempetta e ticcala la braghetta. Eh, se avete delle domande, io sono qua. Mm, fatemi sapere, ditemi, alzate la mano, qualcuno ha qualcosa da chiedere a livello di Pentest Security Vulnerability Assessment? Figa tutti i geni, cazzo! Mingao! Nessuna domanda? Vai, eh, in che senso eh, questo è, porto, è mh, distribuito nel senso che sono alcuni paesi. Che investono mol molto in ambito cyber, per esempio Arabia Saudita, eccetera, investono veramente tanto, mentre in Italia eh, una società investe meno dello 0,1% del proprio fatturato in security, e questa è una cosa è sbagliatissima, perché se tu hai un'azienda che produce X milioni di euro e devi mettere in sicurezza i tuoi dati, eh, i tuoi brevetti, eh, le tue informazioni. Non investi lo 0,1%, investi un minimo del 10% di quello che guadagni per mettere in sicurezza e garantire alla tua azienda di poter continuare a crescere. Eh, ok, sì, alcuni paesi investono di più, altri di meno, ma siamo comunque in una situazione molto, molto bassa. Eh, finendo, oh, scusami, dimmi. Allora, guarda, adesso ti faccio questa bellissima domanda. A Ha messo una cosa bellissima, beh, bellissima per me, brutta per l'azienda che l'ha subita. Eh, proprio qualche giorno fa l'ho pubblicato anche su Facebook, l'ho pubblicato su LinkedIn, quindi ormai è pubblica e quindi so, sono anche per vie eh, in, mh, per vie comunicative insieme al CERT. Poste italiane. Ho. Oh, eh, Stavo aspettando un sabato mattina di ritirare una raccomandata, 20 minuti, avevo tre persone davanti, mi metto a giocare col totem. Dal totem eh, arrivo a tutte le macchine di poste italiane. Eh, non, ho, non ho la foto qua, Beh, forse ce l'ho? No, no, non ce l'ho qua. Eh, però eventualmente ve la faccio vedere. Eh, cacchio, ho segnalato questa cosa alle poste. Dopo, dopo qualche giorno... Non ho ricevuto nessuna informazione, niente, niente, niente. Ho, ho contattato tutti i canali, anche i canali più alti. Zero, nessuna risposta. Tre settimane. Dopo tre settimane ho pubblicato tutto, reso pubblico. Dopo tre minuti che ho pubblicato l'immagine mi chiama, non posso, dire, non posso dire chi, e in 20 minuti hanno risolto il problema. Era un MPLS open dritta, quindi l'hanno risolta facendo una piccola configurazione sui router. I tempi di risposta ad oggi comunque sono molto veloci, da quello che sto vedendo. Per esempio, qua abbiamo Leonardo, Leonardo il ragazzo lì in fondo con gli occhiali minorenne, ma ha un, due coglioni grandi come una, cap una capanna. Ha trovato una vulnerabilità su Signal, l'ha trovata, scoperta, l'hai segnalata e in meno di 15-16 ore hanno pecciato, giusto? In 12, in 12 ore hanno pecciato. Quindi, ad oggi, si ha sempre più paura, caga che i nostri sistemi siano insicuri, poi vabbè, Signale è un caso magari particolare perché mh, tende molto a garantire la privacy e mettere in sicurezza i sistemi, però vedo che ad oggi, anche grazie a Gianluca Varisco con uh, l'introduzione della public disclosure, uh, della responsible disclosure uh, in Italia, ha un, un tempo di risposta per quanto riguarda i problemi cyber molto più veloce rispetto ad anni fa, perché ad anni, anni fa io davvero cercavo di... Segnalare. mi capitava di stare 6, 7, 8, 10, 12 mesi, un anno, appunto senza avere una risposta e senza che il sistema fosse pecciato. Oggi per fortuna c'è un minimo di consapevolezza in più. Ora scusatemi mi stanno dicendo che devo andare a fanchiulo. Grazie a tutti. Grazie.